Assessore Corazzari, buongiorno. Ci troviamo qui oggi in questa bellissima manifestazione promossa dal Comune di Loreo, dalla città di Loreo. E ci dica anche poi le sue impressioni e quanto lei sta portando avanti come Regione Veneto. Loreo è una città antichissima, è più di 1000 anni di storia e oggi si celebrano gli 800 anni della Sagra di San Michele, della Fiera di San Michele. L'occasione è stata importante ed è stata suggellata dalla realizzazione di un francobollo, di un anullo filatelico dedicato proprio a questa fiera, che è una delle più antiche fiere della regione del Veneto. Possiamo sottolineare quindi il grande patrimonio di storia e di cultura che città come Loreo, ma non solo, la nostra terra può offrire. Parlo del Polesine e in particolar modo del Delta del Po. Una terra che ha vissuto un legame profondissimo con la città di Venezia, con la Repubblica Serenissima. Pensate che i primi documenti che richiamano la presenza delle gondole risalgono a più di 1000 anni fa e sono proprio rivolti alla città di Loreo. Loreo che era anche beneficiaria di un privilegio loredano, da parte della Serenissima Repubblica, che faceva sì che venissero garantite delle garantigie, delle situazioni di autonomia proprio di questo territorio, a fronte del fatto che era un'area di confine che si contrapponeva e si rapportava con territori come quelli del Ducato di Ferrara e dello Stato Papale. L'importanza di questa terra per la Repubblica Veneta prima e oggi per la nostra regione del Veneto va sottolineata e rilanciata. Una terra di confine, una terra ricca di storia, di cultura, di arte, una terra che con la città di Adria ha dato il nome a tutto un mare che è il mare Adriatico, una terra che ha molto da offrire anche in termini di qualità dei propri prodotti, delle proprie eccellenze enogastronomiche. Un aspetto naturalistico che è uno dei più significativi di tutto il nostro territorio. Pensate all'area umida più grande dell'Europa, che è il nostro Delta del Po, di cui la gran parte è proprio in Veneto. Quindi il Polesine oggi può raccontare una storia in continuità con il passato e può essere, così come stiamo lavorando noi come Regione del Veneto, può essere un'ulteriore offerta turistica e attrattiva che va a individuare delle caratteristiche peculiari, uniche, per chi voglia veramente vivere l'aspetto naturalistico, culturale e enogastronomico di una terra da scoprire. Il Polesine e Loreo è una delle sue piccole perle. Grazie.